A tutto gas è un podcast di moto.it, qui proposto in versione fotografica. Non si ferma il video, è proprio fatto così, è in versione fotografica. Però questa puntata la trovate già su moto.it e sulle principali piattaforme audio in versione podcast. Buon ascolto, buona visione, buone fotografie. Ciao a tutti! 236 gare disputate, 26 vittorie, 75 podi, 26 pole, un titolo mondiale. Oggi parliamo di Maverick Viñales, io sono lo Zam, questo è A Tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it. Nato a Figueres il 12 gennaio 1995, Maverick Viñales è uno di quei piloti che ha bruciato le tappe. Campione del mondo in Moto3 nel 2013. Rookie of the Year, debuttante dell'anno in Moto2 nel 2014 con ben 9 podi, già in MotoGP nel 2015 con la Suzuki. Anche in questo caso è debuttante dell'anno e nel 2016 conquista la sua prima vittoria in questa categoria, riportando la casa giapponese sul gradino più alto del podio dopo 9 anni. Nel 2017 passa in Yamaha, dove rimane fino al 2021 conquistando 8 successi. Poi l'Aprilia, con la quale trionfa ad Austin dopo una spettacolare rimonta. È l'unico pilota al mondo ad aver vinto almeno un GP con tre case differenti e nel 2025 proverà a trionfare anche con la KTM. È un ragazzo speciale e un pilota meraviglioso da vedere, ma a cui sembra sempre mancare qualcosa. Che cosa? Lo chiediamo a Maverick Viñales, perché è lui l'ospite della nuova puntata di A Tutto Gas. Ciao, Buongiorno Maverick, grazie di essermi ospite. grazie, Ciao un Maverick. piacere. Come Allora, sempre. ho letto un po' di dati, un po' di L'ho visto. statistiche. Sei soddisfatto di questi dati? No, per Non lo niente. sono, non lo sono, dai. Non lo si può mai Sono. essere, no? No. Non lo si può mai essere, Beh, però. puoi essere soddisfatto, ma sempre si vuole un po' di più. Ma Però bene. che cosa ti è mancato? Qualcosa in MotoGP, scommetto che. O no? No, direi alla fine è chiaro che ancora può succedere, quindi per me l'importante è l'obiettivo finale, che è puntare a vincere il titolo, quindi questo è quello che manca. Il resto non sento che manca nulla. Guarda che, allora, io ho detto che sei un pilota meraviglioso da vedere in pista. Questa è la mia opinione, perché quando ho la fortuna di andare a bordo pista, per me è bellissimo vedere come guidi, è proprio bello, proprio bello. Sei d'accordo con Non questa? lo so, non mi vedo. ti vedi, Infatti, dai, quando vedo gli ti altri dico: Ah, questi vanno velocissimi. vedi. Ah sì, E dopo quella è io ne la. vado un po' di più. No, però hai uno stile molto bello, molto. È sempre stato così? È sempre stato questo il tuo stile anche da ragazzino? Sì. È chiaro che l'epoca da due tempi non potevi essere così estremo, andare giù con il corpo, perché il più probabile è che facessi un bello high side. Però, mano a mano che hanno andato i quattro tempi, lo stile ha cominciato a evoluzionare così. È cambiata molto la guida negli ultimi anni, Maverick? E con la MotoGP, Con la dici? Sì, MotoGP. abbastanza. Adesso direi un po' meno tecnica di quanto era quando ho cominciato in MotoGP, ma comunque i tempi sono molto più veloci. Ma meno tecnica per via di tutti gli aggeggi, aerodinamica, elettronica o. Soprattutto per l'aerodinamica. L'aerodinamica ha tolto tanto lavoro al pilota. In termine da quando esci dalla curva a tutta la fase di impegnamento. Prima la dovevi gestire, adesso Prima no. lo dovevi gestire molto bene con il gas, con il freno, con il corpo. Adesso più o meno già dall'aerodinamica, dal downforce e dall'elettronica lo fa quasi tutto. Ma e a te piace questo? Beh, alla fine i tempi dicono che vai più veloce. Ovviamente no, non mi piace perché li toglie l'essenza, come lo direi, La sensibilità del Sì, la pilota. sensibilità del pilota la toglie abbastanza, però comunque i tempi parlano per sì soli. Però il pilota fa ancora la differenza, Maverick. È difficile. Ah, tu sei uno di Con quelli la che dice. stessa moto, con lo stesso marchio, può fare la differenza. Perché alla fine vediamo che appunto Sì. all'interno del marchio c'è uno che comunque. Esatto, ma con gli altri marchi, difficile. Con gli altri marchi è difficile fare una differenza grande. Veramente adesso la moto conta tanto. Per fortuna non è un 50, no, non è un
90-10, ma non è come prima che era un 60 al pilota e 40 alla moto. Adesso secondo me un po' ha girato più quel 60 segmento. Alla moto sì, e 40 secondo me pilota. sì. Okay. Senti, torniamo un attimo alla vittoria di Austin, che è stata secondo me meravigliosa per come è arrivata. Eri in pole, però sei partito male, insomma comunque è successo qualcosa. Alla prima curva eri undicesimo, sì, decimo, sì, sì. E dopo hai vinto. Ecco, quella è... la ricordi proprio come una qualcosa di meraviglioso? O no? Sì, le ricordo tra le vittorie più belle che ho fatto in assoluto al motomondiale, specialmente in MotoGP. Secondo me sulla MotoGP è la più speciale, la più spettacolare per me, soprattutto per la velocità che avevo in Austin. E dopo gli altri hanno fatto un passetto in avanti e è più difficile adesso farlo. Adesso dici che da qui in poi è più difficile, ripeto. Sì, da quando siamo tornati a Jerez, adesso il livello, secondo me noi ci manca un step, che proveremo a trovarlo dopo l'estate, dopo la pausa statale. Sì. Estiva. Estiva, scusa. La pausa estiva. Sì. Ecco, ma è la Ducati con la GP24 che ha fatto quel passo in avanti, secondo te? Difficile da dire, no? Ovviamente adesso stanno veramente dominando il campionato, però sì, noi dobbiamo ritrovare il livello che abbiamo lasciato Portimao e Austin, perché anche a Portimao era veramente forte e pronto per vincere entrambi gare. Quindi sì, dobbiamo ritrovare quel livello lì. Senti Maverick, questo periodo in Aprilia com'è stato? Come lo giudichi tu? Beh, è stato un periodo impegnativo. È molto impegnativo un weekend in Aprilia. Ah, sì. Sì, è impegnativo, sì. Ma la moto è tosta, per andare forte devi veramente spingere sempre ai limiti, quindi io da quando entro il venerdì guido veramente cerca dei limiti sempre, in ogni caso, quindi questa moto per farla lavorare devi andare sempre al limite, se no è difficile farla lavorare. E il percorso in Aprilia è stato bello, in crescita, sempre in crescita. Mi avrei piaciuto già fare una vittoria al 23, che secondo me era possibile, però ci mancava qualche dato da conoscere per essere più competitivi, che l'abbiamo conosciuto alla fine del 2023 a Qatar, e quest'anno abbiamo cominciato l'anno veramente forti. Adesso ci manca uno step, però quello step secondo me arriverà. Allora, rimango un attimo sull'aspetto tecnico. Vale. E dopo andiamo su quello umano, vale. Però dall'aspetto tecnico, te l'aspettavi, cioè, perché è così impegnativa l'Aprilia? È un'impostazione che viene da lontano, che viene da Aleix Espargaró, che viene dai tecnici? Sul buono e sul male, certo, non è positivo e negativo anche, no? È una moto che ti devi impegnare, ma comunque anche se la guidi al limite è una moto che ti dà dei bei risultati, quindi quello è buono, è positivo. Più spingi, più veloce vai. Al limite, purtroppo è il terra. Forza, al limite, purtroppo è il terra. Certo. Però più spingi, più veloce vai. Non è che c'hai un muro che è difficile da sorpassare. Quando sono salito sulla moto, ero abituato alle moto giapponesi che sono abbastanza diverse. Sono molto diverse e anche ero molto solo avevo guidato un 4 in linea, mai avevo guidato una moto a V, e quindi cambia molto, cambia. Ho dovuto fare una riprogrammazione mentale. Però il primo giorno che sono salito sull'Aprilia mi ricordo benissimo che sempre ho sentito molto potenziale alla moto, però io non sapevo che a Misano c'erano le buche. E avevo guidato con la Suzuki e con la Yamaha e io mi ricordo che alle safety commission i piloti si lamentavano, no, ma c'hanno le buche. Dico, io non sento nessuna buca, non so per dove passo, ma sembra un'altra pista. Ma quando mi sono salito dico, cazzo, adesso sì che ci sento sono, le sì. buche, ci sono.
Quindi sì, senti tutto più sulle mani, quindi è molto diverso il feeling e il feedback che ti dà la mano, è molto diverso. Ma è stato quasi scioccante? Sì, ovvio, sì. Pensavo che Misano era una pista Un liscia, biliardo. invece no, non era così. Quando sono arrivato alla parte veloce, dico, cazzo, adesso capisco. È carina questa cosa. Senti, guarda che ricordo sempre questo aneddoto che mi ha raccontato una volta Andrea Dovizioso quando è passato dalla Yamaha alla Ducati, no? Allora lui mi ha detto, una volta ho detto questa cosa qua, io ho corso con una moto Ducati che in Yamaha non l'avrebbero data nemmeno a un collaudatore, cioè Cosa vuol dire? per dire da tante cose, novità che aveva, che Ma nessuno aveva provato, la sì, Ducati dice parliamo del 2013 però, che doveva provare tante cose doveva sul provare tante mercato. cose, ma che gli facevano anche fare la gara, cosa che per la mentalità giapponese era Ah, ho completamente capito. fuori, Cosa no? vuoi dire? Cioè, ci arrivava un pezzo nuovo, via, dentro lo proviamo, ma non l'ha provato il collaudatore. Dai, 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 hai capito? È così anche in Aprilia, no? Non è così qua. Ed è un bene o un male, secondo Ed te? un bene, secondo me, perché è facilissimo perdere la strada e noi abbiamo tanta fiducia su Saba, quindi prima lo prova Saba e decide abbastanza cosa va bene e cosa no, e dopo ci arriva noi. Penso che quella è la strada giusta, se no, Sì, ma adesso è cambiato, eh. Io parlo veramente di tanti secondo anni me fa. ogni gara avrei una cosa nuova di provare, ma no, mi sembra giusto come lo stiamo facendo. Un pezzo alla volta è pulito. Però è chiaro che in quell'epoca lì i giapponesi erano molto più in avanti. Sì, Quindi ci per voleva fretta recuperare per recuperare, sì. ci vuole fretta. Ecco, invece passiamo alla parte umana. Allora, tu sei arrivato in Aprilia dopo una situazione particolare nel 2021. Allora, io sono uno di quelli che ha sempre detto Maverick è stato coccolato in Aprilia, è stato protetto, è stato voluto. Quindi dico la verità, io Giovanni Zamagni mi stupisco un po' questa tua scelta di andare in KTM. Parlo dal punto di vista umano, eh. Okay. Lascia te, Parlo io. parla tu. Sì, sono entrato in Aprilia, veramente loro hanno capito bene che in quel momento lì avevo la necessità di stare tranquillo. Non so come si dice in italiano, di sfruttare, enjoy. Di divertirmi. Di divertirmi sulle gare un'altra volta, provare, e ovviamente dovevo avere un ambiente un po' diverso, no? Di quello che potevo avere nei team precedenti. Quest'anno purtroppo un po' diverso, non mi sono sentito così. Ti è mancato qualcosa da quel punto di vista lì? Non direi qualcosa, magari ho sentito sempre la sensazione che si è perso la fiducia troppo presto, no? Perché alla fine io avevo una mancanza con una moto che non mi lasciava per niente curvare, era un limite che c'avevo lì dalla moto, e quando l'abbiamo trovato questo muro è finito. Quindi io ho fatto un po' i conti e quando ho trovato il balance che sono riuscito a esprimere il mio potenziale, praticamente l'unica gara che non ho stato in prima fila di qualifying è stato Jerez e Qatar, che con la moto nuova ancora non mi Non ti trovavo. Il trovavi. resto è stato sempre in prima fila. Anche in casa Ducati in Mugello è stato in prima fila. Quindi secondo me lì ha mancato un po' di pazienza per il progetto più che altro, no? Perché lasciare adesso un progetto che veramente io mi sono lasciato la vita qua. Abbiamo cominciato con una moto che faceva, per fare top 10 era difficile. E adesso se non vinciamo ci prendiamo la testa così, sabes? Quindi è cambiato un po' il progetto, Cambiato, no? certo, è cambiato la Lasciare il viaggio così non è facile per me. Però volevo vedere più risposte per parte di Aprilia prima di vincere in Austria. Volevo vedere più risposte, più desiderio, più decisione, no? Da dire Maverick, ti vogliamo a te. Ma Quello non l'ho visto, quindi. ti fa stare un po' male No, no, questo? no, penso a questo, è business, Lavoro. è lavoro, è così, Guarda che alla fine se voglio amore ce l'ho in casa. E ne ho, per fortuna ne ho abbastanza, quindi E sono molto felice. quello è fondamentale. Però più che altro la decisione, no? Da dire andiamo con te appertutto e basta. Vediamo
invece ho trovato un po' un ambiente un po' più un po' più freddo. No, non più freddo, non più freddo, perché tutti qua abbiamo una passione incredibile in questo team. Più da lasciare andare, no? Già vediamo, vediamo, vediamo. A me non mi piace vedere. Io voglio avere le cose chiare, perché io voglio veramente andare a per il mio obiettivo. Non vengo qua a giocare, no? Alla fine a giocare posso giocare in casa. Qua veramente c'ho una meta, una mentalità e vado per loro. No? Allora mi ha mancato quella decisione da dire Maverick. Okay. Tutto con te, niente altro. Molto chiaro. Di KTM parleremo in futuro. Dimmi soltanto, ci hai messo tanto a scegliere, a decidere per KTM? O è stata una cosa veloce? Non è facile, ovviamente devi vedere un po' i pro, i positivo, i contro, di tutte le cose, no? Di tutte le variabilità che hai, di tutte le opzioni. Per fortuna avevo abbastanza opzioni, più di quella che mi potevo aspettare. Quindi... È stato naturale, no, la scelta. Tutto ha portato a fare quella scelta lì, no? Tutte le cose come hanno sviluppato tutti i movimenti. Si sono incastrate tutte le sì, cose giuste. Sì, per arrivare. Sì. Potevo finire o qua o di là. Niente altro. Per parte del team sono contentissimo. No, alla fine si vede un team che lotta, che lottiamo per i risultati, e quello fa molto. Quando ti senti che il team lotta per i risultati, sei contento. Io sono contento qua. E io l'ho detto al team, quando sono arrivato qua, io sto qua tutto quest'anno per mettere il 200%. Voglio fare un'altra gara come Austin, almeno una. Non so dove, ma almeno una. Amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale, finisce qui la nuova puntata di A Tutto Gas. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, ma soprattutto ringrazio il mio ospite Maverick Vinales. Grazie Maverick, perché ci hai fatto vivere, io mi sono emozionato, ma io mi emoziono facilmente, grazie, grazie Maverick. Grazie.